Un evento che va a caratterizzare questa AIA qui a Sarmento del Tordo, perché quando si celebrano 50 anni vuol dire che è qualcosa che va un po' indietro nel tempo, va anche in proiezione futura. E chi più di Maurizio Mariani, abito internazionale, per portare la sua testimonianza, perché è ancora giovane e che giustamente gira tutta l'Italia e non solo. Beh, allora, innanzitutto mi fa piacere essere qui perché credo che sia un compleanno molto importante, no? È un compleanno nei 50 anni e quando si diventa più che maggiore, quindi vuol dire che dietro c'è stato un lavoro molto grande, fatto di tanta esperienza, di tante persone che si sono avvicendate nei vari anni come presidenti, e tanti ragazzi che sono cresciuti, tanti ragazzi che sicuramente cresceranno ancora. Quindi è bello essere qui e festeggiare questo importante compleanno della sezione San Benedetto. Ecco, mi corre l'obbligo, vista la mia esperienza, di chiederle se il VAR, che tutti quanti ne parlano bene e male a suo avviso, è un qualcosa che serve, giustamente per non darvi a voi quell'impatto di decidere subito, oppure c'è da rivedere qualcosa? Deve essere franco. No, io sono assolutamente franco. Dopo tanti anni che lo stiamo utilizzando, per noi è uno strumento importantissimo che è stato fondamentale per andare un po' a fare giustizia sulle decisioni che potevano essere dei nostri errori, che scoprivi magari a fine partita e che erano errori che potevano inficiare il risultato in una gara. Quindi avere la possibilità di rivedere quel tipo di incident al monitor, poter dare una nuova considerazione e vederlo anche da un'altra prospettiva, per noi è molto importante e c'è di tanto aiuto anche a livello, insomma, per abbassare il numero di errori. È chiaro che l'importante però per un arbitro è quello di prendere la decisione in campo, quindi noi dobbiamo essere bravi come arbitri di campo a continuare a decidere, a prepararci per le gare, cercare di essere il più preparati possibile per andare incontro a sapere già quali potrebbero essere le problematiche che possiamo incontrare in campo e chiaramente decidere nel miglior modo possibile. Poi adesso abbiamo un importante gruppo di VAR Pro, che sono quelli ragazzi proprio specifici per il VAR, quindi secondo me è un qualcosa che sta crescendo sempre di più e noi dobbiamo essere consapevoli che la tecnologia è a nostro servizio e non noi al contrario, per quello è importante decidere in campo, quindi sapere che la tecnologia ce l'abbiamo e saperla utilizzare e sfruttarla al meglio. Grazie, buona serata. Grazie a lei.